Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo di fronte all'ultimo di quello che sarà i miei video per il countdown di lancio di Final Fantasy VII Ever Crisis, dove abbiamo avuto modo comunque di poter esplorare le diverse meccaniche di base del gioco prima del rilascio dello stesso, ma non vi preoccupate perché comunque il mio canale coprirà contenuti come gameplay, storia, personaggi, eccetera eccetera. Quindi man mano che il gioco si aggiornerà, anche il canale sicuramente seguirà gli aggiornamenti passo passo. Detto ciò, parliamo della meccanica che probabilmente interessa alla maggior parte delle persone presenti online e soprattutto che hanno intenzione di provare questo gioco, ovvero il gacha system. Il gacha system, che ovviamente ha fatto discutere un pochettino questo titolo, perché essendo comunque un gioco incentrato su Final Fantasy, giustamente avere elementi come quelli del gacha possono effettivamente un po' infastidire alcuni utenti. Però vi posso dire che il lato gacha, per come è stato strutturato e per come è stato pensato, secondo me è molto meglio rispetto a tanti altri giochi che ci sono sicuramente online, e vedremo anche il perché. Partiamo subito col dire che ci saranno diversi banner presenti all'interno del gioco. Come potete vedere adesso in questa schermata, noi siamo sulla tab dello special draw, quindi del banner speciale, ma come potete notare di fianco ci sono stamp 1, stamp 2 e ticket, quindi avremo comunque la possibilità di vedere anche altri banner che comunque si alterneranno settimanalmente. Quindi ogni settimana avremo comunque dei banner nel quale ovviamente potremo pullare, e ci saranno diversi accorgimenti che dovremo fare prima di pullare. Per cui seguitemi, fate molta attenzione, perché cercherò di non perdere troppo tempo, ma al tempo stesso cercate anche di non perdervi troppi concetti, perché il sistema di pull sembra complesso, ma in realtà una volta capite le meccaniche andrà liscio come l'olio. Partiamo da questa tab, la tab dei banner speciali. Ovviamente all'interno del gioco, così come in tutti gli altri giochi gacha, ci saranno avvenimenti speciali, ci saranno ricorrenze, celebrazioni e tutto quello che è. In questo caso abbiamo il banner speciale della 5 stelle garantita, quindi dell'arma 5 stelle garantita, che verrà presentata all'interno del gioco. Ora, questo banner avrà una multisummon gratuita, almeno se tutto sarà comunque riportato come nella beta, e quindi ci sarà la possibilità comunque di avere le stesse cose di chi ha già giocato la beta. Il primo banner, anzi la prima volta che sbloccheremo questo banner, avremo la prima multisummon gratuita, quindi potremo effettuarla in un qualsiasi momento, e poi successivamente avremo lo stesso banner però utilizzando le gemme, in questo caso 3000 gemme, che corrispondono appunto a una multisummon da 10. E ovviamente vi spiegherò anche perché qui sono molto più importanti le multisummon da 10 piuttosto che le pull singole. Quindi qua vi posso già dire che per quanto riguarda i banner stamp in generale, molto meglio le multi e mai singole. Singole ovviamente i ticket vanno bene, ma ne parleremo. Quindi questo è un banner speciale, o per meglio dire è la tab speciale dove ci saranno tutti i banner speciali. In questo caso ci sarà il banner di benvenuto, dove avremo tre armi in rate up, di cui qua ovviamente consiglio l'ottenimento di quella di Eris, perché l'arma che vedete di Eris è la Fairy Tail, che come spiegato nel video precedente, che vi invito comunque a guardare se non l'avete visto, quello dove vi consiglio tutte le armi migliori dei personaggi, è praticamente l'arma migliore che c'è in questo banner, o almeno è la migliore tra i tre, diciamo tra le tre armi in rate up, perché poi abbiamo Cloud con la Mithril Sword, quella, se non mi ricordo male, la Mithril Sword, che non è nulla di che, e poi Crystal Gloves di Tifa, che anche quelli sono comunque scelte un po' più come dire, un po' più scarse, ecco, tra virgolette scarse, perché sono comunque buone armi, però sono più scarse rispetto alla Fairy Tail, che è praticamente l'arma migliore che si possa ottenere di Eris. Ovviamente ci sono anche le altre 5 stelle che possono essere garantite all'interno di questo pool, però ovviamente qui diciamo che il nostro premio è per l'appunto l'arma di Eris. E andiamo avanti invece con il primo banner settimanale,
dove avremo appunto la possibilità di ottenere l'arma di Cloud, la Murasame, e il micro laser di Barrett. Murasame, che è per l'appunto l'arma migliore per quanto riguarda Cloud, ma abbiamo anche la possibilità di ottenere la skin, la Murasame Armor, che è per l'appunto la skin di Cloud, che ci consente comunque di ottenere protezione fisica in più e danni tuono in più. Quindi è comunque un'armatura che, se volete buildare il vostro personaggio con danni tuono, e vi ricordo che comunque Cloud all'interno del gioco è il più forte DPS tuono del gioco, quindi è un'armatura che sicuramente potrebbe farvi gola. Ma c'è una cosa molto importante, sia per quanto riguarda il sistema di piti, dato che comunque abbiamo all'interno del gioco un sistema di piti, ma abbiamo anche la possibilità un pochettino di manipolare i pull. Che cosa vuol dire manipolare i pull? Su questo ci andremo con i piedi di piombo, perché è un discorso che sembra complesso, ma in realtà non lo è. Partiamo dal fatto che il banner si chiama Stamp, ok? Quindi il nome Stamp del banner ha un significato ben preciso. Infatti poi abbiamo il secondo banner, quindi Stamp numero 2, dove in questo caso abbiamo un solo personaggio, o per meglio dire abbiamo due personaggi sempre però in focus, in questo caso abbiamo Matt e Glenn, e come potete notare abbiamo anche la skin di Matt, e questa skin di Matt vi posso assicurare essere veramente ottima, è praticamente la skin che permette a Matt di diventare probabilmente il secondo barra terzo personaggio più forte del gioco, dato che Matt vi ricordo essere praticamente un tuttofare presente all'interno del sistema, e poi Glenn che comunque ha le sue armi eccetera eccetera, ma sicuramente questo banner è letteralmente più scarso tra virgolette rispetto al banner con Cloud, perché comunque il banner di Cloud, avendo la Murasame ed essendo comunque il personaggio in questo caso DPS più forte del gioco, sicuramente le risorse le andrei a buttare lì. E poi abbiamo infine l'ultimo banner, che è il banner dei ticket, dove qui ovviamente avremo la possibilità di accumulare ticket durante il gioco, perché verranno comunque dati diversi ticket durante il gioco, dove ovviamente avremo la possibilità anche in questo caso di poter ottenere qualsiasi arma presente nel gioco, quindi 3, 4 e 5 stelle. Qui è proprio una sorta di pescata generale che ci consente di poter ottenere qualcosa di interessante. Ma andiamo avanti. Ora, in questo caso vi sto facendo vedere appunto la Murasame, che è l'arma praticamente principale del banner insieme a Barrett, proprio perché, come potete vedere, la sua core ability è Thunderstrike, che praticamente effettua 400% di danno fisico elementale al single target, perché vi ricordo appunto che tutte le abilità le ho già spiegate e analizzate nei video precedenti, quindi se volete potete andarli a guardare. E poi abbiamo le Refine Abilities con attacco fisico aumentato e potenza tuono aumentata, quindi diciamo che questa è un'arma ottima se volete buildare Cloud come danno elementale tuono, che è la cosa migliore. E poi abbiamo il micro laser, che praticamente è l'arma di Barrett, che come potete vedere sblocca Blizzaga come core ability, e poi abbiamo potenza ghiaccio aumentata e forza fisica, comunque strength up, per quanto riguarda le sue refinement abilities. Non è un'arma eccezionale questa di Barrett, ce ne sono decisamente di meglio, però comunque sia, almeno per fare danni è pur sempre un'arma 5 stelle ed è pur sempre valida. E poi vi ricordo che comunque il personaggio, dovendo equipaggiare due armi, si può sempre utilizzare anche come arma secondaria. Andiamo avanti, perché questo è il motivo che da un lato mi ha fatto ridere all'interno, diciamo, del gioco, che comunque quando vedevo in generale come funzionavano nelle varie live che ho seguito e anche nei vari appunti che ho potuto prendere durante questo periodo di studio comunque della fase iniziale del gioco, ecco perché i banner si chiamano Stamp. Perché all'interno di ogni banner noi avremo una sorta di tessera punti, chiamiamola così, come se fosse letteralmente una tessera punti del supermercato, dove, come potete vedere, ogni qualvolta effettueremo un pull da 10, avremo la possibilità di ottenere uno stamp, quindi avremo la possibilità di ottenere praticamente un timbro, che come notate ha questa forma di chocobo con scritto Stamp Get nel primo e nel secondo slot, in questo caso, perché comunque a quanto pare saranno state fatte appunto due multi o quello che è. Se notate,
alla fine della prima riga abbiamo praticamente il sesto, il sesto pull, quindi in questo caso il sesto pull, abbiamo la possibilità di selezionare l'arma che noi vogliamo. Quindi abbiamo un sistema di piti un po' come quello di Genshin Impact, per fare un esempio molto conosciuto, molto famoso, dove abbiamo la possibilità di selezionare l'arma del banner in questione, che in questo caso sono tra quelle di Cloud e quelle di Barrett, e poter decidere quale arma ottenere. Ovviamente questa decisione si può intercambiare ogni qualvolta si vuole, fino a quando non si arriva ovviamente al sesto, diciamo al sesto timbro in questo caso. Quindi nel momento in cui noi magari durante i pull siamo stati fortunati e abbiamo ottenuto l'arma di Cloud, possiamo tranquillamente switchare con quella di Barrett se la nostra intenzione è continuare a pullare su questo banner. E poi, come potete notare, nella seconda riga, alla fine, quindi alla dodicesima pullata, quindi in totale 12 pull, abbiamo la possibilità di ottenere l'armatura di Cloud. Quindi riusciamo in un qualche modo a ottenere sia spada che armatura. Ed è una cosa che comunque è molto buona, perché si ha proprio la possibilità di scegliere effettivamente cosa si vuole. Ovviamente la skin di Cloud non è intercambiabile, perché la skin di Cloud è unica. Ogni banner avrà due armi personaggio e una skin, dove ovviamente la skin sarà identificata e sarà collegata al personaggio principale, che in questo caso è Cloud. Quindi Cloud qui avrà la sua arma, la sua skin, Barrett lo accompagna, un po' come banner anche di dissidio per Omnia, se ci fate caso, e poi invece l'altro banner invece avremo Matt e Glenn, dove Matt avrà la sua skin, Glenn non avrà la sua skin, però avranno le armi che si potranno scegliere tra di loro. Infatti, come potete vedere qui, abbiamo la possibilità di scegliere quale arma mettere come sesto timbro, che si può tranquillamente scegliere, ripeto, tutte le volte che si vuole, fino a quando non si arriverà al sesto stamp, quindi al sesto timbro. Andiamo ancora avanti, perché il metodo di stamp è davvero interessante. Non dico che sia bello, perché non è detto che sia bello, ma è interessante perché uno potrebbe pensare che il gioco ti offre una stampa o comunque ti offra un timbro ogni qualvolta tu effettui una multisummon da 10. Purtroppo non è così. Perché? Perché all'interno del gioco, ogni qualvolta noi effettueremo una multisummon da 10, quindi faremo comunque un pull, avremo il 50% di possibilità di ottenere un timbro, il 40% di possibilità di ottenere due timbri, il 9% di possibilità di ottenere tre timbri e addirittura l'1% di ottenere tutti i primi 12 timbri una volta sola. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi ogni qualvolta pulliamo abbiamo la possibilità di ottenere più timbri, solo che questi più timbri che si ottengono all'interno del gioco ovviamente hanno una loro, come dire, una loro roulette in questo caso, dove addirittura il 50% per un solo stamp, che può sembrare tanto ma in questo caso è un po' particolare come scelta, perché è praticamente 1 su 2. Quindi ogni volta che noi comunque faremo 1 su 2 di multi, dobbiamo anche sperare in futuro di ottenere il timbro per continuare a costruire il nostro piti. Però la cosa buona, diciamo, da un lato è che si può solo guadagnare. A meno che ovviamente si perde il 50-50 e non si ottiene il timbro, però fondamentalmente almeno un timbro quasi, diciamo, 1 su 2 ce l'abbiamo. Per cui dobbiamo essere, diciamo, abbastanza sfigati per non ottenere neanche un timbro. Quindi nella peggiore delle ipotesi purtroppo si effettueranno 12 pull per ottenere i timbri. Però c'è anche la notizia positiva che si possono ottenere comunque due timbri alla volta con il 40%, quindi non è neanche tanto brutta come situazione. E poi addirittura tre timbri 9% e poi vabbè, giustamente beccare l'1% con i 12 timbri tutti in una volta sarebbe veramente grandioso. Per riuscire praticamente a fare tutto in una volta, e questo potrebbe essere uno dei motivi di reroll possibilmente all'interno del gioco iniziale, perché magari nel banner di Cloud uno tenta di fare comunque la prima multi sperando di ottenere tutti e 12 gli stamp,
anche con quell'1%, che ovviamente può far perdere un sacco di tempo, però dipende anche quanto sarà veloce il reroll, e ti consente comunque di ottenere praticamente tutti e 12 i timbri e praticamente svuotare il banner in un colpo solo. Quindi questa è una cosa molto divertente da un lato, però bisogna fare i conti anche con giustamente la possibilità di non ottenere nulla. Andiamo avanti invece, perché qua vi faccio vedere i rate dei banner, rate che sono comunque molto alti, perché la possibilità di ottenere un'arma 5 stelle è addirittura del 7,5% con multi summon, ovviamente, arma 4 stelle 22,5% e 3 stelle giustamente 70%. Però per un'arma 5 stelle avere il 7,5% dalla multi summon è veramente alto. È veramente alto, ed è ovvio perché giustamente i personaggi equipaggiano più armi, quindi è necessario che comunque almeno arma primaria e secondaria siano 5 stelle. Poi le armi accessorie, le sub weapons, possono anche essere di altra diciamo di altra qualità, perché giustamente poi magari si vanno a potenziare, si vanno a modificare, però avere comunque almeno due armi principali e secondarie 5 stelle direi che sia il minimo sindacabile. E con 7,5% di possibilità per ogni multi summon, devo ammettere che sono abbastanza alte. Però se notate ci sono ovviamente delle altre armi che sono in rate up. In questo caso abbiamo praticamente 1% per quanto riguarda un'arma di Cloud e l'arma ovviamente di Barrett, che in questo caso sono la Murasame e la Micro Laser, che sono ovviamente le armi del banner, quindi abbiamo l'1% di ottenere quelle armi. E poi tutte le altre armi hanno un paio di armi di queste hanno lo 0,8, tutte le altre addirittura 0,02. Quindi vuol dire che comunque i banner sono molto proibitivi nell'ottenere un off banner, quindi è molto molto probabile ottenere sempre e comunque armi del banner, e questa diciamo che in realtà è una cosa anche abbastanza positiva. Però come si fa e soprattutto come si modificano i banner? Se vi ricordate a inizio video vi dissi che era possibile anche modificare un pochettino i banner. Si può fare tramite il menu di selezionabili. Infatti noi all'interno di ogni banner avremo la possibilità di guardare nella wishlist che notate lì sulla sinistra e avere praticamente le due armi featured, che saranno ovviamente le armi principali, quindi saranno le armi che il banner metterà in rate up e saranno le armi principali che si possono anche scegliere poi successivamente nello stamp shift. Mentre invece in questo caso abbiamo anche diverse armi selezionabili. Perché queste armi sono selezionabili? Perché all'interno del banner, come potete notare, potremo inserire armi dei vari personaggi come rate up. Quindi tutte quelle armi rate up allo 0,8% che avete visto sono le armi che scegliamo noi. Quindi noi in qualsiasi banner avremo sì due armi principali, che saranno ovviamente le armi principali dei nostri personaggi, ma al tempo stesso se ci serve qualche altra arma noi la possiamo inserire, e nell'eventualità non dovessimo sculare possiamo mettere le armi che ci interessano. E questa cosa è molto comoda, perché nella sfortuna si può avere la fortuna di ottenere le armi degli altri personaggi, e ottenere le armi degli altri personaggi sarà importante perché nella modalità storia noi saremo costretti ad utilizzare quei personaggi specifici. Ecco perché i personaggi all'interno del gioco non si pullano, perché bisogna utilizzarli per forza durante la storia. Poi ci saranno le modalità libere, dove ovviamente utilizzeremo i personaggi che vogliamo, ma durante la storia siamo costretti a potenziare gli altri personaggi. Quindi in un modo o nell'altro tutti i personaggi dovranno essere forti, se vogliamo ovviamente andare avanti con la storia. Poi ci possiamo anche far carriare, ovviamente, dipende dai personaggi che abbiamo, però fondamentalmente almeno un minimo di equipaggiamento e un minimo di potenza la dobbiamo dare a tutti i personaggi. Ed essendo comunque soltanto 9 all'inizio, direi che è abbastanza semplice poterci mettere subito mano, se ovviamente non ci sono grosse sperperazioni di energia e di risorse. E questi video servono proprio a questo, quindi cercare anche di capire come ottimizzare le risorse e come ottimizzare il tempo su come investirlo al meglio, ovviamente.
quindi possiamo scegliere praticamente tutte le armi che vogliamo mettere nel banner come rate up, al di fuori ovviamente delle armi principali, e questa è una grandissima cosa. Quindi il sistema di pull nel suo complesso è molto generoso, perché ci sono gli stamp, quindi ci sono i timbri che ti consentono comunque di poter ottenere più ricompense alla volta, il drop della multisummon al 7,5% di trovare un'arma 5 stelle che non è male, e poi avere l'1% che quest'arma sia l'arma scelta dal banner, o lo 0,8% di un'arma tua selezionata, o lo 0,02% di un'arma off banner, che poi vabbè 0,02% già siamo a livelli molto 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 più proibitivi. Però 0,8, 1% con un complessivo di 7,5, direi che come rate siamo veramente messi molto bene. Direi di andare a concludere perché ci siamo un po' dilungati, ma volevo che comunque tutti questi concetti fossero spiegati in maniera corretta e che fossero spiegati in maniera giusta, perché poi ognuno capisce quello che vuole, ma io ci tengo invece a essere il più chiaro possibile quando spiego le cose. Questa invece è una visualizzazione di una pull, quindi le pull dopo l'animazione ovviamente di Cloud che abbatte il nemico con le scritte, tutte le varie robe eccetera eccetera, avremo la possibilità di vedere cosa abbiamo pullato. In questo caso abbiamo una pull con un'arma 4 stelle, tutte armi 3 stelle e due armi 5 stelle addirittura. E come potete notare, all'interno delle armi 5 stelle si vedrà la sagoma del personaggio di cui avremo ottenuto l'arma. Quindi ancora prima di pullare, questo secondo me è un po' brutto, perché rovina la sorpresa, no? Di vedere effettivamente chi c'è come arma, però vabbè, diciamo che essendo comunque tante armi per ogni personaggio potrebbe essere tutto come potrebbe essere niente. Quindi in questo caso, come potete notare, si sono trovate due armi di Cloud, quindi abbiamo effettuato una multisummon con due armi di Cloud. E poi infine, per chiudere, il banner con i ticket. Banner con i ticket che non presenta metodologia stamp, quindi non ci saranno timbri per quanto riguarda i ticket, quindi qua si potrà pullare tranquillamente anche un ticket alla volta, perché non cambia nulla praticamente, ma è sempre comunque consigliabile pullare a 10 a 10, giusto anche per una questione di ordine mentale. E per quanto riguarda ovviamente le armi, saranno presenti tutte le armi del gioco, cioè tutte le armi 5 stelle del gioco saranno comunque integrate in questo banner, perché come detto appunto è una sorta di pescata multipla all'interno di un, diciamo, di un cestello pieno di armi. Tu affondi la mano, quello che prendi prendi, quindi è una roba del genere. Detto ciò, direi che abbiamo finito, abbiamo concluso tutta la sezione delle gacha, che reputo essere abbastanza interessante, non tanto proibitiva, quindi magari conservando le risorse nel momento adatto, almeno inizialmente ci sarà un investimento per uppare bene o male tutti i personaggi, ma poi piano piano potremo scegliere effettivamente cosa fare, perché è vero che nella storia utilizzeremo determinati personaggi, però avere comunque due personaggi forti su tre magari ci consente anche di andare avanti nonostante tutto, ma questo poi lo vedremo, perché se saremo costretti comunque a potenziare sempre tutti i personaggi per andare avanti con la storia potrebbe essere un po' più difficile, ma vedremo come si svilupperà in generale tutto il gioco, anche perché la storia non dovrebbe essere così difficile per chi ovviamente vuole seguirla, però i contenuti endgame poi giustamente potranno un pochettino spingere sulla difficoltà. Detto ciò, io concludo il video e ci tengo anche finalmente ad annunciare la mia maratona di debutto per quanto riguarda Ever Crisis direttamente domani, quindi il giorno di debutto di Ever Crisis a partire dalle ore 15 o 16, ancora devo vedere bene come sono organizzato con gli orari, fino ad esaurimento scorte, quindi fino a quando non mi stancherò o fin quando comunque non ci sarà più niente da fare all'interno del gioco, avremo consumato tutte le idee e tutto quello che appunto potremo fare all'interno del gioco, noi poi andremo a fare altro, o comunque poi staccherò la live in base ovviamente anche a come sarà l'interazione con la gente che magari è in chat. Quindi il mio canale Twitch lo trovate sotto in descrizione, ma ve l'ho lasciato anche qui, Joy192, mi trovate su Twitch, quindi se volete ovviamente potete seguirmi.
Ho anche Instagram, dove potete seguirmi su Instagram, un canale Telegram dedicato a tutti per ricevere le varie notifiche e un Discord dedicato ai sub, dove verranno pubblicati contenuti esclusivi, contenuti in anteprima e tutti i vari vantaggi che voglio concedere alle persone che supportano comunque il mio lavoro qui all'interno del mio canale. Detto ciò, è stato un piacere accompagnarvi in questa settimana prima del rilascio ufficiale di Ever Crisis. Vi aspetto in live, vi aspetto ovviamente con le vostre domande. Se avete cose da scrivere, scrivetele anche sotto nei commenti, io cercherò di rispondervi il prima possibile. Detto ciò, vi ringrazio, vi saluto e vi auguro buon inizio viaggio con Final Fantasy VII Ever Crisis. Bye bye.